Buongiorno Shur, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video della spesa, siccome è tanto che non faccio la spesa, cioè che non faccio un video spesa, ho deciso oggi di girarlo. Quindi sono appena stata da Lidl e vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora, iniziamo subito dalla prima borsa. Allora, ho preso la burrata dell'italiano, che è buonissima. Ma è quanto quella della Campania, però è buona. Poi ho preso questi cosini qua per il cane, che sapete che ho il cagnolino nuovo, e per insegnargli a stare giù, a prendere il cibo o a camminare fuori, camminare correttamente, stiamo provando con queste in questi piccoli gesti di quando lei ascolta, gli diamo la crocchettina così capisce, l'abbina insomma al gesto che è stato appena fatto. Insomma, spero di essermi spiegata. Poi ho preso il filetto di salmone alla norvegese, che è da tantissimo che non mangio il salmone, perché comunque per la dieta che sto facendo adesso è grasso, e per cui diciamo che l'ho tolto completamente, però l'ho visto, mi è venuta voglia, ho detto ma sì, dai, una volta non succede niente. Poi ho preso delle zucchine bio, poi filetti di, come si chiama questo? Sì, alici marinate, che piacciono a tutti, e poi un po' di affettato, quindi abbiamo il prosciutto cotto, questo qua è la marca Dal Salumiere, poi la rista al forno e un'altra rista al forno, poi ho qua dell'aia, che è il petto di tacchino, perché è magro, e poi ho preso questi pesci qua, che dovrebbero essere branzini, vedete? Mi sa che è una novità della Lidl, perché vabbè, io tanto che non vado, però non li ricordo. Poi ho preso i bocconcini di pollo, che li vorrei fare tipo con lo spezzatino, quindi con i piselli o con le patate o entrambi, ma adesso vediamo. Poi la tagliata di pollo, che piace a tutta la famiglia e comunque è una carne magra. Poi petto di pollo così ad affettato. Abbiamo preso la scottona, questo qui è roast beef, e mi pare che costa sui 5 euro questa, 5,70 euro, sì. Dove ci sono i prezzi ve li faccio vedere. Poi ho voluto prendere gli spiedini di tacchino, perché così non sono grassi, sono magri, anche se c'è un po' di pancetta, ma per dargli sapore, ma facendolo alla griglia comunque il grasso cola, però sono sempre più magri rispetto a quelli di suino. Ho un'altra tagliata di pollo, il Philadelphia, questo qui è quello light, quella che piace è easy, poi filetto di suino, che terribile, l'ho pagato 6,93 euro. Poi ho preso le sovracosce di pollo, perché le voglio fare tipo con la paprika, il peperoncino, tutte le spezie, le marino dentro. Adesso ve la faccio vedere. Eccola qua, la mattacchiona. Eccola Easy. Guarda, che piange, piange, sembra che vuole la mamma lei. Aia. Madonna, morde tutto, morde tutto. Guarda quanto è cresciuta. Aia. Aia, ma che cazzo, ma che cazzo. È matta. Non sta ferma un secondo. È iperattiva. Poi altre coscettine da fare allo stesso modo. Dicevo, le metto tutte nelle spezie e poi le metto in forno. E vengono buonissime, super croccanti. Poi abbiamo preso lo skyr. Poi petto di pollo a fette. Petto di pollo a fette. Tanto sentite lei. Poi carne e salata e bresaola. Easy. Poi sempre scottona. Abbiamo preso la picanha. Abbiamo fatto tre pezzi diversi così per assaggiarla. 5,11 euro. Cioè, come devo fare io? Come devo fare io?
Poi questa qui invece l'ha costata con osso e l'ho pagata 5,90 euro qualcosa. E poi piselli e broccoli, che sono sempre comodi da tenere in frigo quando finisci la, diciamo, la verdura fresca. Ora do questa borsa a mio marito e io sotto. Allora, ho tirato sui capelli perché mi ha fatto venire il caldo stare dietro al cane. Allora, andiamo avanti. Abbiamo preso questi bocconcini di grano Kamut, che sono sfiziosi, sono tipo dei grissini. Gallette di mais perché rimangono belle croccanti. Poi abbiamo preso l'aglio perché l'abbiamo finito. Dei sacchi che l'abbiamo trovato nel carrello dell'offerta e quindi abbiamo approfittato. Poi pepe in grani col macinino, perché io ne ho due ma fanno pena. Poi delle pesche, però l'ho prese ma non sono tanto convinta che siano ancora buone. E poi ho preso questi due deodoranti da mettere in macchina, uno nella mia, uno quella di mio marito. Poi Osella, perché mio marito se le porta al lavoro. Poi ho voluto prendere questo pane filone rustico di farina di grano tenero e segale, semi di girasole, sesamo e lino, semi di lino. Volevo provarlo, mi ispirava, è un bel pane, è bello morbido, secondo me è buono. Poi ho preso le salviette igienizzanti dell'ACE, sono super comodissime queste qui. E poi cosa ho preso? Ah, questo tè verde che è alla pesca ginseng e zenzero. E mi è piaciuto perché il tè verde bevuto così non è buonissimo, infatti io ci metto sempre del lime. Invece questo qui è già profumato di pesca ginseng e zenzero, quindi volevo provarlo. Poi ho preso dei funghi. Poi vediamo che cosa fare. Poi melanzane, delle cipolle perché voglio fare la zuppa di cipolle, che mi piace tantissimo quando arriva l'inverno. Allora, non siamo ancora in inverno, è autunno, però per esempio oggi c'è una giornata grigia e cupa e ti fa venire voglia della zuppa. Poi abbiamo preso delle patate perché non ne avevamo più e vado a prendere le altre cose. Arrivo. Allora, ho preso il V5 con candeggina e sgrassatore per pulire il bagno. Mi sa che qua ha perso qualcosa, no? È bagnato, è venuto fuori qualcosa. Mi sa che qualcuno l'ha aperto. Sì, perché è candeggina, devo andare a pulire perché sennò mi macchio tutta. Poi l'Isoform, perché per igienizzare. Poi col cane, che adesso è brava, perché cos'è, 3 settimane che ce l'abbiamo e già fa tutto sul pannolino, però ogni tanto ovviamente qualcosa fuori scappa e quindi noi vogliamo pulire super bene. Poi Schweppes al limone, anche perché è easy ancora, ho provato a portarla fuori a passeggiare per cominciare a aiutarla, soprattutto con i chihuahua, però ancora non riesce a fare i bisogni fuori, quindi dobbiamo aspettare che cresce un pochino, secondo me viene poi una cosa naturale. Marmellata di cedro di Sicilia, allora, non l'ho mai mangiata, che io ricordi, volevo provare. Poi abbiamo preso il concentrato al gusto mela, per i piatti, per lavare i piatti. Abbiamo la lavastoviglie, ma c'è sempre qualcosa da lavare a mano, perché delle volte la lavastoviglie non basta. Poi due Coca-Cola zero. Poi abbiamo preso nel cestone delle super offerte questa birra, mi piaceva moltissimo la bottiglia, della Peroni Gran Riserva doppio malto, e l'abbiamo pagata 0,89. Madonna, non ci vedo. Comunque io qua ho lo scontrino, quando monto il video mi metto sotto i prezzi, così siamo a posto. Ne abbiamo prese due di queste bottiglie. Poi ho preso sempre in super offerta questo qui della Feccia Azzurra, che è un sorbi odori e fa sempre comodo, di solito li metto vicino alla scarpiera e se li succhiano subito. Poi mio marito va matto per questi qua, filetti di acciughe, ne abbiamo presi due. Ecco, adesso che ci penso mi sa che ho dimenticato il tonno. E poi ho preso una bottiglietta di aloe
vera da bere, perché mi è venuto un pochino di prurito. Allora, siccome che il cane mi morde sempre, e dopo che mi morde, vedete come ho conciate un po' tutte le braccia, non so se si riesce a vedere, magari no perché c'ho la luce, vedete, non so se perché guariscono, mi viene un attacco di prurito. Allora, onde evitare che non riesco a capire che se sia il graffio che sta guarendo oppure qualcosa di mio dentro, faccio un periodo di questa, che adesso era quest'estate che non la prendevo, e così mi ripulisco per bene. Poi, ok, questa roba abbiamo finito. Sì, abbiamo finito. Ah, poi ho preso la salsa italiano, il ciliegino, però abbiamo preso proprio tutta la confezione e l'abbiamo lasciata giù in cantina. E quindi contate quelle che ci sono, cosa sono, 6-8 bottiglie, non mi ricordo, una scatoletta così. E poi ho preso, allora, penso che sia il siero. Aspettate che vado a prendere gli occhiali perché devo leggere. Allora, sì, ho detto giusto, ho preso il siero, quindi vitamina Glow appunto della Sian, 2 in 1 Elisir, è vitamina C, c'è scritto di spruzzarlo sul viso e poi massaggiare fino a completo assorbimento, e quindi è spray, mi piace spray, mi piace. Devo provare perché se è valido, visto che ce n'erano tanti, ne vado a prendere ancora. E questo qui mi ricordo che costa 4,99 euro, quindi 5 euro. Mi sa che Lidl sta iniziando a alzare i prezzi, perché prima qualcosa tra i 50 si trovava. Io oggi non ho trovato niente, non ho visto niente. Allora, siccome che non avevo gli occhiali, non riuscivo a leggere. E mi sono basata sulle targhette che c'erano fuori. Ma c'erano dei prodotti che erano lì, ma la targhetta non la vedevo. Quindi non so che cos'era. Mi scocciava a chiedere a qualcuno di leggermi cosa c'era scritto. Niente, quindi ho preso poi, sempre della stessa linea appunto della vitamina C, la maschera. Quindi la maschera notturna, quindi è per le rughe, rivitalizza, e ho preso insomma queste due cose perché erano quelle due cose che uno sono riuscita a capire che cos'erano, ma anche perché mi incuriosisce tantissimo, visto che in vacanza ho usato una crema notturna, buonissimo l'odore, una maschera notturna, ma non mi era piaciuta per niente. Voglio vedere se questa qui fa lo stesso effetto di quella, quindi mi sa che la proverò subito stasera. E ho preso solo queste due cose, ripeto, perché non riuscivo a capire che fossero le altre. Poi ho pensato, magari è il contorno occhi, però ne ho tanti e quindi se è un contorno occhi l'ho skippato, però non è detto che non lo prenda, magari lo tengo, lo conservo, che non si sa mai. Poi ho preso altre due cosine. Ho preso questa maglietta qui a maniche lunghe delle Smara, perché comunque avevo preso prima di andare in vacanza le canottiere, mi sono trovata benissimo e mi piacciono un sacco, sono proprio carine, di un bel cotone. E infatti ho preso questa che ha il bordino così, che richiama le canotte che ho preso, però è a maniche lunghe, con tre bottoncini, quindi così. Anche se non so se il grigio mi stia benissimo come colore. E questa qui è una M e l'ho pagata, oddio, questa qua quant'è che c'era scritto? Sui 5 euro forse, sì, mi sembra 5 euro. E poi da mettere sopra ho preso questo qui, non c'era la scatola perché l'avranno tirati fuori, tanto io queste cose le lavo tutte, ho preso questo cardigan fatto così, vedete, riprende il grigio. E io ce lo metto sopra, così anche se il grigio non mi sta magari benissimo, però il giallo mi dà quella botta di colore, magari di luce, e magari non mi spegne, almeno spero. Guardate, questo ve lo faccio vedere indossato. Questo sono riuscita a prendere una S, perché o prendevo la S o c'era la L, ma la L è troppo grande, non so se riuscite a vedere, non è lunghissimo, e voglio allontanare un po'. Questi qua sono i palloncini di mio figlio del compleanno dei 16 anni ed è morbido, morbido, e già che lo ce l'ho su sento che dà calore, mi piace un casino, mi piace l'abbinamento, poi per tutti i giorni è super comodo. E questo qui, se non mi sbaglio, l'ho pagato 12 euro. Comunque io vi metto tutti i prezzi adesso, vi tengo lo scontrino, lo metto nel diario dei video così non lo perdo,
e vi scrivo tutti i prezzi. Niente, la spesa è terminata, spero che vi sia piaciuto, visto che era da tantissimo che non facevo un video spesa e mi è mancato, perché mi piace vedere i prodotti, ma non solo cosa mangiate, magari date qualche spunto per le ricette, ma quando si arriva alla fine che fate vedere appunto i prodotti come ho fatto vedere io, le chicche diciamo. E niente, cos'è? Aspettato. Allora, mio marito mi chiamava perché mi sono dimenticata questo. Questo qui l'ho pagato 17 euro e qualcosa ed è un peso che lo potete usare o così o come kettlebell, si dice così. Vedete? Non lo apro perché è un casino. Non è comodissimo, vedete tutti gli esercizi che potete fare. C'erano un sacco di cose per la palestra interessanti, però vabbè, ho iniziato a prendere questo. E c'erano anche, sapete quelle corde che fate così? Però che costavano tipo 100 euro, tantissimo. E quindi ho detto, vabbè, dai, le corde no. E niente, quindi questo era tutto. Finiamo con la palestra. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like, mi fate veramente felice. Iscrivetevi al canale se non l'aveste ancora fatto. Seguitemi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Telegram. Trovate tutti i miei social in descrizione, come al solito, compresa l'email se vi volete iscrivere. E basta, il video termina qui, mando un grosso bacio, ma prima di andare via, raga, facciamo festa, sì, ciao.